Conoscere i musei civici di Pavia non significa solamente fare un tuffo nel passato attraverso i reperti delle sue collezioni, ma significa altrettanto poter conoscere percorsi legati alla contemporaneità. È il caso, per esempio, della mostra attualmente in corso presso le sale del Revellino dal titolo Identità svelate, Hidden Portraits, dell'artista tedesco Volker Hermes, è visitabile sino al 6 gennaio 2021. La ricerca dell'artista parte da circa 10 anni di studi per approdare poi a risultati di estrema attualità. Il suo è un percorso ideale attraverso la storia del ritratto che va dal XV al XIX secolo. Ritratti che però vengono completamente rielaborati attraverso quello che potremmo definire un vero e proprio camuffamento. Esso infatti ci consente di vedere solo alcuni particolari del volto dell'effigiato, mentre in altri casi essi sono totalmente nascosti. Il ritratto, infatti, che nasceva come dimostrazione dell'importanza della persona che apparteneva ad un determinato ceto sociale per sottolineare la sua importanza e il suo prestigio, subisce effettivamente una vera e propria rielaborazione, uno stravolgimento. Coloro che si facevano ritrarre per essere mostrati, in questo momento in realtà si ritraggono al nostro sguardo. L'obiettivo dell'artista è dunque quello di farci concentrare con maggiore attenzione, con occhi nuovi, su quelli che sono gli elementi che costituiscono il ritratto, in modo da carpire gli elementi più significativi che ci consentano di comprendere in realtà chi è stato rappresentato. Come possiamo immaginare, si tratta in effetti di un percorso che ha un'attinenza specifica con la situazione contingente che tutti noi stiamo vivendo. Siamo infatti costretti, a causa della pandemia, a dover indossare delle mascherine che non ci consentono immediatamente di poter riconoscere anche volti familiari che incontriamo durante le nostre gite, i nostri percorsi fuori porta. Va detto però che Volker Hermes attua nei confronti di queste opere un grande rispetto, in quanto non interviene direttamente sull'opera originale, ma attraverso un lavoro prettamente digitale che consente a noi spettatori di interagire con l'opera antica e con l'opera contemporanea attraverso un costante rapporto dialogico. La novità della mostra presentata qui a Pavia è anche il fatto di poter ammirare, oltre ai 28 fotocollage realizzati da Volker Hermes, anche 4 rielaborazioni che sono state prodotte in occasione di questa mostra e che dipendono da dipinti provenienti dalle collezioni pavesi e normalmente non fruibili al pubblico, in quanto conservati nei depositi della città. Un esempio può riguardare il caso del ritratto di personaggio maschile di pittore cremonese realizzato nella fine del XVI secolo. Se nel dipinto originale il volto dell'effigiato era particolarmente visibile in quanto elemento più chiaro sul fondo scuro, nella rielaborazione di Volker Hermes notiamo come il mascheramento ci consenta di individuare solo il particolare della bocca. La scelta però di reiterare, quindi di ripetere il motivo del polsino, che costituisce anche una sorta di coroncina alla maschera dell'effigiato, conduce e porta il nostro occhio ad individuare anche un particolare inizialmente non visibile ad una lettura troppo rapida dell'opera. Il particolare in questione diventa infatti l'unico elemento che ci consente di riconoscere l'effigiato. Un'occasione unica, quindi, per conoscere non solo l'attività di questo importante artista, ma anche per approfondire la conoscenza di opere della città.